Ciao a tutti ragazzi, sono Shadow e eccoci qua su Surgeon Simulator e continuiamo con le nostre operazioni. Ok, stavolta non facciamo casino sulla tastiera, cioè sulla scrivania. Boom. Allora, adesso c'è un trasporto di reni, va bene. Vediamo un po', allora. Vabbè. Primo passo è sempre quello, quindi. Ok, leviamo sto foglio. Staccati. Ok, bravo. Allora, cosa potremmo fare qua? Qui c'è tutto l'intestino, quindi dovrei levarlo in qualche modo. Possiamo usare il laser. Sì. Dai, come si fa a prendere? Prendi sto laser. Boom. Ok, adesso devo prendere un po' la mano con il laser perché sennò qua taglio tutto. Dai, tagliamo un po' a caso. Non sappiamo dove stiamo tagliando, però tagliamo lo stesso. Perché è divertente tagliare i pazienti in due, farli soffrire, levargli tutte le interiora. Però mi sta morendo così. Dov'è la siringa? Prendi sta siringa, dai. Vai sulla faccia, ok, un'altra, girati, boom, un'altra, un'altra, no, mi è caduto l'orologio, un'altra, dai, ma non gliela puoi iniettare tutta in una botta sola perché devi fare a scatti. Ok, il laser ha fatto qualcosa qui? No. Quindi abbiamo fatto male al paziente per niente. Figo. Ok, prendiamo questo martello, vediamo se riusciamo a spaccargli le costole. Vai, come se fossero delle uova, dai. Sì. Ok, però adesso sto spaccando fin troppo. Nah. Vai, vai. Facciamo un po' così. Ok, adesso possiamo riusare la siringa per. Leva sto becher. Per rifargli. Cioè, per. Insomma, avete capito. Go. Go con la siringa. Go. Di nuovo. Dai. Ok. Adesso iniziamo a levare un po' di robaccia. Quindi questo si leva. Cioè, insomma, l'aria si leva. Ok, abbiamo levato il fegato, wow. Va bene, continuiamo a levare. Le ossa le vorrei prendere io, perché non me le fa prendere? Ok, bravo. Cerchiamo di buttare via tutto. Che a noi ci serve lo spazio, non ci servono le ossa qua nel corpo. Via. Ok, adesso dovrei tagliare sto robo però. E come potremmo fare? Ah sì, ho un'idea, aspetta. Se lo taglio così. Eh sì, buona. Devo prendere il laser, ok. Taglio tipo questa parte qua. Ok. E poi questa? Questa me la taglia. No, lo sto uccidendo. Lo sto solo uccidendo, via. Prendiamo la siringa. Dai, ok. Iniettiamo la nostra siringa. La sto mettendo nell'occhio, ma fa lo stesso. L'importante è che abbia effetto. Allora, leviamo questo. Se ce lo fa levare. No, è incollato. Ah, dobbiamo tagliare qui? Ah, allora aspetta, riprendiamo il laser. Sì. Anche da qualche altra parte. No, prendiamo la siringa, 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 siringa. Dov'è la siringa? Prendi sta siringa! Dai, un altro po'. Ok. Ok, adesso ce lo fa levare. Dai, dimmi di sì. Almeno la parte dentro. No, non ci fa levare niente qua. Ok.
Come faccio a levargli tutto l'intestino se non me lo fa levare? Qua mi sa che dobbiamo fare più tagli, che ne abbiamo fatti troppi pochi. Aspetta, ma dov'è che si attacca questo? Allora aspetta, i polmoni non me li fa levare, no. E allora, boh, riproviamo col laser se riusciamo a togliere qualcosa. Ok, allora, proviamo a tagliare queste parti. C'ho la mano davanti, non vedo niente. Ok, l'ho tagliato, l'ho tagliato. Siringa. Devo stare attento con la siringa. Dai, prendi sta siringa senza pungerti. Dai. C'ho un laser sul braccio, ma non mi faccio niente, quindi va bene. Ora mi pungo, guarda, sono sicuro. Ce la fai a prendere una siringa? L'avevo presa, ok. Giriamo la mano per bene, perché qua è tragica la cosa. Ok. Dai, con calma, ok. Adesso possiamo. Mi sta sanguinando il sopracciglio. Adesso possiamo levare questo robo qua. Se ce lo fa levare. Dai, ce lo devi far levare. Scusa, abbiamo appena tagliato. Dobbiamo ritagliarlo. Qua mi sa che bisogna fare tipo un ritaglio tecnico-tattico per levarlo, perché qua non si leva. Quindi riprendiamo il laser. Sì, magari non così. No. Torna indietro. Boh. Mamma mia che presa. Allora, proviamo a tagliare in punti casuali. Dov'è che potrei tagliarlo? Dov'è che si taglia sto robo? Cioè, io non sto vedendo niente perché c'è la mano davanti. Il paziente sta morendo, mi sa che lo lascio morire. Perché io non so dove tagliare. Dov'è che devo tagliare qua? Tutto un casino, boh. Sì, il paziente è morto. Vabbè, pazienza. Anzi, paziente. Dai, riproviamo perché forse ho capito come si fa, forse. Ok, ho già fatto casino dall'inizio. Allora, leviamo sto velo. Oddio, ho fatto partire la cassa. No, no, vai via. Ok. Dobbiamo stare attenti a non far casino con i nuovi reni perché sennò abbiamo automaticamente fallito. Allora, adesso andiamoci dedicati. No, scherzavo. Dobbiamo prendere qualcosa per spaccare le costole. Ok, prendiamo questa, vai. Giriamo. Ah, sì, bella lì. Cioè che poi non taglia neanche. Io sto slabbrando sulle costole. Ok. Anche quella dietro, dai. Non mi riesce a tagliare quella dietro. Ok, forse così è troppo. Via. Allora, siringa. Leviamo. Mamma mia, sto becker. Guarda. Allora. Ok, abbiamo spaccato. No! Avevo messo un dito dentro l'acciaio. Wow. Allora, leviamo qua. Prendiamo sta siringa. Ok, dai, un altro po'. Ok. Adesso dobbiamo cercare di fare dei tagli precisi perché qua è un casino levare sta roba. Allora, ce la fai a prendere il laser? Com'è che devo girare la mano? Ah, così, ok. Prendiamo il laser. Dai, sfidalo! Ok. Adesso teniamolo tipo così perché io non vedo niente, se no. Allora, dobbiamo tagliare qua. Era qua? No, non mi ricordo neanche i punti. Era intanto qua. Il mouse che scivola. Intanto qua, poi era tipo qua. Sto uccidendo il paziente. Siringa. No. Cosa fai, siringa? Torna qua. No.
Sì. Giro a mano. Va bene, anche così. No! Ok, facciamogli un'iniezione dentro il cervello, sì, oh. Ok, questa la rimettiamo da questa parte. Ok. Allora, leviamo un po' di costole. Mamma mia, è un casino sto livello. Poi mi immagino come saranno quelli in ambulanza nello spazio, perché ci saranno anche quelli. Ma se già mi blocco qua, figuriamoci in quelli. Allora, dov'è che posso tagliare? Allora, il laser fa casino, quindi io direi di prendere qualcosa di un po' più sofisticato, tipo un bisturi. Intanto leviamo questo. Ce la faccio? No, quello non ce la faccio a prenderlo. Sai che potrei prendere? No, eccoli qua. Ok. No, prendo meglio. Ok. Allora, noi dobbiamo tagliare. Dov'è che dobbiamo tagliare? Qui forse? No. Non vedo niente. Ah, qui. Ok. Abbiamo tagliato un bel pezzo adesso. Anche di qua. Aspetta. Dov'è che potremo tagliare? Non si capisce niente. Ok, l'abbiamo tagliato, l'abbiamo tagliato. Rimettiamo questo a posto. Dai. Sì. Sì. Via. No. No, 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 non rotolare, via. No. No! Ok. Fermo lì dove sei. Non mi far venire lì a prenderti. Allora, il fegato lo possiamo levare. No, aspetta, prima dobbiamo spaccare queste costole. Però, con cosa? Col trapano. Ah, aspetta, prima siringa. Tanto per essere sicuri. Oh. Ok. Sì, ma non gliela appoggiare sulla guancia, fagliela la siringa. Ok. Adesso il laser lasciamolo lì dove tanto fa solo danni. E vediamo se riusciamo a prendere il trapano. Sta facendo il trapano. Va bene. L'importante è che sia ancora qua. Allora, com'è che potremmo fare? Boom. No, 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 no. Si è incastrato. Dai, devo fare l'altra costola. Dai. Ok, l'ho fatta, via. Via il trapano. Dov'è la siringa? Siringa, siringa, siringa. Prendiamo la siringa veloci. Levati, Becker. Sempre in mezzo alle palle. Dov'è la siringa? Dai. Anche se mi pungo non me ne frega. Vai. Dai, fagliela. Sì. Oh, che culo. No. Sì, vabbè, l'ho detto un minuto fa, anche se mi pungo non me ne frega. Allora, leviamo tutto. Quando ci avete la siringa, se guardate in mezzo un po' riuscite a capire quello che succede. Non capite niente uguale, però almeno un pochino in più riuscite a capirlo. Sì, lo so che l'ho detto malissimo, però non ci posso fare niente. Allora, dobbiamo tagliare quella parte lì. E no, non mi riesce a prenderlo bene. Sto facendo casino. Ok. Ok, tagliato tutto. Adesso velocemente prendiamo strobo e butto. Guarda, mi ha preso un colpo, pensavo di aver fatto partire il rene. Comunque, buttiamolo via. Buttiamo via anche questo. Ok. Poi, ah, eccoli là. Allora, buttiamo via anche lo stomaco. Dai, prendilo però. Ok, via. E qua dobbiamo fare altri due tagli, quindi riprendiamo il bisturi. Sì, sta scivolando. Dai, dov'è che devo tagliare? Ah, ok, l'ho tagliato via, qua. Sì, mettiamo a posto, sfiliamo via i reni, abbiamo finito. Perché non va più giù? Vai più giù.
Non riesce ad andare più giù. Aspetta, prendiamo quest'altro. Ok. Via. E adesso prendiamo quest'altro se ci riesco. No, mi sa che è ancora attaccato questo perché non si sfila. Vediamo un po'. Maremma ste costole. Ok. Ah, dobbiamo chiudere il pollice. Sì, va tutto bene, paziente, non ti preoccupare. Proviamo così. Sì, ma così sembra sia un down. Dai, prendi. Ok, facciamo un taglio un po' meglio rispetto a quell'altro. Allora, bisturi. Ho detto bisturi. Ok. Allora, incliniamolo così. No, inclinato male così. Ok, così. Non vedo niente. Andiamo a senso. Dai. Siamo sicuri che io stia tagliando. Ok, è fuori, è fuori, è fuori, è fuori. Prendiamo il rene, dai, veloci. Dai, prendilo però. Che non me lo prende, dai, prendilo. Sì, l'aveva preso. Dai. Sta morendo il paziente, dai. Veloce. Prendi sto rene. Ok, lasciamolo lì. Prendiamo i reni nuovi. Dai. No, non dirmi che non ci arriva. Ok, prendiamo prima questo che sta scivolando. Allora, questo si butta qua dentro. No, non lì. Fatto casino. Ok, dai, riprendilo. Sì, un po' più in alto. Ok, posizionamento pro. Dai, c'ho pochissimi secondi per prendere quell'altro. Anzi, aspetta, facciamo una cosa. Prendiamo la siringa e prendiamocela con calma. No, scherzavo, senza calma. Vai. Ok, no, non è ok perché c'è ancora un M. Ah, forse non si può fare di più. Però mi sa che non ci arriva laggiù a prendere. Ah sì, mettilo a posto. No, no, è scivolato. Cioè non è che è scivolato, c'è quell'altro sopra, per questo non c'entra. Dai, riproviamo a metterlo. No, allora, qua dobbiamo cambiare approccio. Cos'è sto robo? No, non il quaderno. Questo. Ok, proviamo a usarlo per spingere i reni. No! Possibile! No, ce l'avevamo fatta! Poi perché Earth Transplant mi ha messo incomplete che l'avevo completato? Boh, vabbè, comunque io ci ho provato, ho fallito all'ultimo. Stai zitto, telefono, fuori. Boh. Dicevo, io ci ho provato e ho fallito all'ultimo. Quindi non lo so, mi sa che ci riproverò nella prossima parte perché sono già passati tipo 20 minuti. Quindi vabbè, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere altri video e noi ci vediamo al prossimo episodio di sta roba qua, cioè Surgeon Simulator 2013. Ciao a tutti!